Bentornati carissimi e benvenuti a tutti voi che arrivate qui per la prima volta. Per chi ancora non mi conosce, io sono Esther, sono Master Reiki del Reiki di Usui, counselor spirituale, interprete intuitiva di tarocchi, quindi per letture personalizzate e altri miei servizi, contattatemi privatamente a uno dei link che vedrete sotto a questo video. Dunque, nel video di oggi andremo a scoprire la vostra nuova vita nella luce e quindi del tutto al di fuori dall'aspetto umano, che voi in quanto anima angelica volete costruire accedendo ad una realtà completamente nuova per voi. Potete scegliere se aprire le porte ora sul vostro piano fisico a questa realtà e in questo caso, a meno che non abbiate già abbandonato definitivamente l'illusione umana, dovrete tenere conto anche di alcuni aspetti in cui potreste imbattervi proprio come conseguenza di questo vostro collegamento alla realtà egoica in cui ancora vi trovate, almeno in parte, che entra in contatto sul vostro piano fisico invece con la realtà angelica cui desiderate avere accesso. Quindi non è detto, però potreste anche essere chiamati ad esempio a disfarvi di alcune zavorre, a rinunciare ad alcuni schemi mentali e così via. Questo significa, o potrebbe significare, diciamo, che l'accesso alla vostra nuova realtà in realtà potrebbe non essere immediato e veloce come il vostro cuore desidera, ma ad ogni modo, se sarete pronti a fare tutto quello che la situazione richiede, per entrare nella vostra nuova vita di luce avrete comunque l'appoggio delle vostre guide e tutto l'aiuto possibile. Potete in realtà anche decidere di lasciare questa nuova realtà, diciamo, nell'invisibile e accedervi ad esempio dopo la cosiddetta morte fisica, ok? In questo caso le cose potrebbero semplificarsi notevolmente perché i condizionamenti umani normalmente non hanno più una presa così intensa e diretta su di noi come quando ci si trova al di qua del velo. Ora io qui apro una piccola parentesi. Come sapete benissimo, ok? La morte in quanto fine di tutto non esiste. E come trasformazione, vale a dire come passaggio da uno stadio a un altro, l'affrontiamo migliaia di volte nella nostra vita. Quindi non è nemmeno il caso che angeli come voi si soffermino a considerarla come la considerano gli umani, ok? Voi siete l'intera creazione e nulla esiste al di fuori di voi. Avete il dominio assoluto su ogni cosa, perché lo avete su voi stessi. È solo qui che le cose sembrano diverse, sembrano, ok, diverse. Perché il mondo in cui ci si trova sul piano fisico è, diciamo, sottoposto a un'alterazione dovuta all'illusione dello spirito diviso in opposti inconciliabili. Ma appunto, come sapete benissimo, le cose stanno in modo molto diverso. Si tratta fondamentalmente di imparare a cambiare prospettiva e ignorare ciò che i sensi ci dicono laddove non combacia con quello che sentiamo, ok? Ecco, chiudiamo la parentesi. Ok, tornando alle nostre letture, quindi potete anche accogliere alcune cose e rifiutarne altre. Potete decidere di farle arrivare sul piano fisico, farne arrivare alcune e tenerne invece altre nell'invisibile. In realtà potete spaziare come volete, va bene? Dipende solo da voi. Ecco, qui abbiamo le nostre tre varianti, costituite da tre cristalli. Per il gruppo 1 abbiamo la pirite, per il gruppo 2 abbiamo la magnesite, per il gruppo 3 il quarzo citrino. Okay? Scegliete la variante che vi attrae di più. Se vi chiama più di un cristallo, sapete che va benissimo, ascoltate tutte le letture relative. Noi ci ritroviamo invece fra pochissimo con la lettura per il primo gruppo. Eccoci, gruppo 1. Allora, se avete scelto questo bel cristallo qui di pirite, questa è la vostra lettura e queste sono le vostre carte. Ok. Allora, vediamo subito le posizioni. Dunque,
Questa carta vi parla del vostro canto dell'anima, cioè vi dice qual è la frequenza angelica vostra su cui voi volete sintonizzarvi. I vostri nuovi approdi luminosi a cui quel vostro canto li guida, la vostra energia di luce che si espande su tutte le parti in cui la vostra anima ha sperimentato l'esistenza, compresa la vostra attuale fisicità. Queste due carte qui invece vi parlano degli sbocchi creativi a cui potete arrivare come conseguenza di questo e precisamente che cosa riuscirete a creare, come riuscirete a crearlo. Quella carta lì invece vi parla delle decisioni, cioè vi dice quali decisioni potete prendere che vi porteranno grandi ricompense. Come imparerete ad avere cura di voi? Come gioirete della vostra esperienza di vita? Chi diventerete come conseguenza di tutto questo? Come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto, come l'energia di luce si riverserà su di voi, come conseguenza di questo abbandono, che cosa tirerete fuori da voi stessi che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato, il cambiamento più gioioso in cui, vi tufferete, e questa carta qua invece è un consiglio, una comunicazione da parte delle vostre guide. Ok. Quindi procediamo a voltare le carte, vediamo che cosa abbiamo qui. Il vostro canto dell'anima. Oh. Sradicamento. Ok. I vostri nuovi approdi luminosi. Bello. La chiamata. È tempo di muoversi. La vostra energia di luce, oh bello, che si espande su tutte le vostre parti in cui avete sperimentato l'esistenza. Ok. Poi cosa creerete? Oh. Arrendersi all'alchimia della vita. Eh sì. Come riuscirete a farlo? Sì. Poi vediamo cosa abbiamo qui. Ok, quali decisioni potete prendere che vi porteranno grandi ricompense? Gli opposti, gli estremi della vita. Ok. Poi come avrete cura di voi? Ok. Come gioirete della vostra esperienza di vita? Crescita dell'anima, studio, apprendimento superiore. Ok. Chi diventerete? Vediamo. Nel mondo, ma non di esso. Poi, come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto? Vediamo. Sì, energia pleiadiana, visionario, idee ispirate. L'energia di luce che si riverserà su di voi come conseguenza di questo abbandono, certo. Mollare la presa, ok? Cosa tirerete fuori da voi stessi che non avete, dal punto di vista della vostra coscienza, ancora sperimentato? Sì. Il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete. Sì. E consiglio comunicazione a parte le guide. Ah, sì. Ok, allora, cominciamo. Il vostro canto dell'anima, in cosa consiste? Dunque, consiste nello sradicamento di
tutte le energie umane, ma in modo particolare, secondo me, quella che è collegata, quelle che sono collegate al senso di colpa, al rimpianto, e alla, convinzione che ad ogni costo bisogna rimediare agli errori del passato. Rimediare agli errori del passato, a volte può bloccarci nella crescita della nostra anima e nella nostra evoluzione, perché andiamo a dare energia a una cosa che invece dobbiamo rilasciare. Il passato è passato, non si trova più dove siamo noi. Si tratta di guardare a quelli che una volta guardavamo come errori del passato, come decisioni che sono state prese, che hanno contribuito alla nostra crescita e a quella degli altri, e lasciarle andare. Quindi il vostro canto dell'anima è questo, proprio lo sradicare fin nelle profondità, vedete? Questo tipo di energia qui. I vostri nuovi approdi luminosi a cui quel canto li vi guida, certo, chiamata. Qui dice doni dell'anima, è tempo di muoversi. Quindi chiaramente abbandonando tutte quelle energie lì, voi sentirete più forte di adesso, probabilmente a livello di coscienza, la chiamata a muovervi velocemente verso orizzonti nuovi, più luminosi, più adatti alla purezza della vostra anima, a quello che voi siete veramente in questo momento. E infatti poi qui. Cosa dice? L'energia di luce che si espande su tutte le parti in cui la vostra anima ha sperimentato l'esistenza. Guardate questa carta qua, quanto movimento cinetico c'è, rappresentato da questa ragazza, che sembra quasi danzare, in contrapposto alla, così, al radicamento e alla fissità, all'immobilità, di tutte queste pietre. Qui questa posizione qua indica in pratica come la vostra energia di luce influenza, okay? Espandendosi su tutte le parti in cui la vostra anima ha sperimentato l'esistenza, le influenza e le cambia. Quindi questo vuol dire che la vostra energia luminosa va a attivare, diciamo, una liberazione da tutto quello che è fisso, immobile, immutabile. Non solo nella vostra presente esistenza, ma va a toccare anche tutte le altre vostre incarnazioni, okay? Tutti i personaggi che avete interpretato, è come se andasse a liberarli uno per uno. Bellissimo, bellissimo. Ovviamente, una volta che si mettono in atto queste energie, è anche abbastanza logico poi che anche a livello creativo le energie si muovano in questa direzione qui, perché questa carta vi dice come riuscirete, no, scusate, cosa riuscirete a creare. E guardate, se siete artisti o avete comunque una vena creativa, questo parlerà anche proprio nella vostra arte, secondo me. Se invece non lo siete e non siete interessati a diventarlo, può mettersi, diciamo, in relazione questa cosa ai momenti in cui voi sarete chiamati ad avere idee creative anche nella vita di tutti i giorni, diciamo, non necessariamente al settore dell'arte. Si spezza il guscio, quello che non serve più, quello che vi ha tenuto prigionieri finora, si spezza e la luce che avete dentro emerge, fluisce e si diffonde. Quindi questo significa che voi sia creerete proprio questo, cioè creerete le condizioni per cui questo guscio qui si spezza, anche a livello creativo. Oppure può significare anche che creerete qualcosa che è collegato a questo aspetto qui. Quindi magari aiuterete anche altri attraverso la vostra arte, per esempio, a fare questa cosa qui, a rendersi conto che quello che è vecchio va abbandonato e che in realtà c'è ben altro dentro che deve emergere e che ora che questo accada. Come riuscirete a farlo? Allora, guardate qua, non so se si riesce a vedere bene. Dunque, qui c'è una cascata di luce, vedete? Questa siete voi.
Da questa cascata di luce ci sono un sacco di piccole scintille che arrivano qui da voi e voi avete lì le braccia aperte ad accoglierle. Quindi quello che mi trasmette visivamente è questo. Come riuscirete a far questo? Accettando, chiamando a voi, ok? Non solo accogliendole, basta, ma proprio chiamandole come una sorta di calamita, va bene? Le scintille di luce che dalla fonte divina, che siete anche voi, ok? Arrivano a voi dove vi trovate in questo momento. Quindi vi aprite praticamente a una. Non solo a un'ispirazione superiore, ma anche proprio a un cambio di energia, secondo me, ecco, che è più direttamente è connesso con l'aspetto divino che non con quello umano, sì. E quindi ovviamente è anche abbastanza logico che poi questo accada, no? Cioè che l'aspetto umano si spezzi e quello che invece è angelico emerga, sì. Vediamo adesso qui. Quali decisioni potete prendere che vi porteranno grandi ricompense? Allora, quello che mi comunica questa carta, guardate un attimo intanto, no? Vedete che qui c'è questa donna messa proprio in questa posizione qua e siete voi questi. E qui ci sono un sacco di anime che arrivano e anime che se ne vanno. Lei si trova in mezzo, come dire, in mezzo a due mondi, a due condizioni ed è colei che custodisce il passaggio e che permette, diciamo, questo passaggio da, ad esempio, da ciò che è a ciò che non è, oppure da ciò che non è a ciò che è, da ciò che è in un modo A a quello che invece è in un modo B. In pratica lei è al centro e permette questo passaggio. Però guardate, c'è questa luce che la illumina. Allora, qui, secondo me, è come se vi venisse detto. Non so, per un verso, per un certo verso, questa luce che vi scende addosso così mi dà come la sensazione che dissolva questo vostro essere a metà fra due cose. Quindi, in pratica. Non vedendovi più al centro di due mondi, è come se questi due mondi diventassero uno solo. Non so se mi sono spiegata, relativamente a voi. Sì, è come cioè se la luce che vi illumina in quanto essere che contiene il tutto, non in quanto essere che si trova a metà, fra, due mondi, due condizioni, ok, che sono opposti fra loro. Quindi questo vuol dire che ogni volta che voi prendete una decisione in cui, come dire, voi siete chiamati a fare da tramite fra due cose opposte e voi invece prendete la decisione di non agire come tramite fra due cose opposte, ma o di lasciare che le cose fluiscano liberamente, ad esempio, o magari cedere questa sorta di responsabilità a qualcun altro per il quale invece questo può essere una cosa utile. E cominciate quindi a vedere che queste due cose opposte in realtà non sono opposte, ma sono una cosa sola. Qualunque decisione presa in queste condizioni qua, secondo me, può portarvi grandi ricompense. Sì, direi che è essenzialmente questo che vi viene detto qua. E come imparate ad avere cura di voi? Allora, non essendo più a metà fra due cose opposte, perché le cose opposte non ci sono in quel senso lì, voi diventate qualcuno, diciamo, che fa fluire la sua energia, che è anche energia divina, su tutte le varie parti in cammino di se stesso, ok? Quindi illuminate in pratica tutte queste varie parti. Ed è come se queste parti che sono così fisse con la vostra luce prendessero vita. Quindi questo si ricollega, secondo me, forse anche a questo aspetto qua. Fate agire, cioè prendendo le decisioni secondo quell'energia lì, voi avrete cura di voi stessi in questo senso, cioè comincerete a vedervi come qualcuno che ha
ha interpretato un ruolo che non è fisso e mutabile e che per cambiare ruolo deve cambiare per forza vita, deve cambiare contesto, deve cambiare tutto. No, voi siete uno, no? E quindi questa unità di voi si ripercuote su tutte le varie parti, che voi avete interpretato, e ognuna di queste parti assorbe quella energia di unità, capite? Non so se mi sono spiegata bene, ok? Quindi avrete cura di voi in questo senso, non vi sentirete più divisi, ok? Ecco. E come gioirete, della vostra esperienza di vita? Imparerete a tuffarvi senza esitazione, in una crescita dell'anima che prevede studio e un apprendimento di tipo superiore. Cioè, qualunque cosa, vi venga incontro che vi stimola, a salire, come posso dire, anche da un punto di vista dell'apprendimento e dello studio, qualcosa di più elevato, voi ne siete attratti, non state più lì, no, fermi a dire ma lo faccio, non lo faccio. Vi tufferete senza esitazione in queste cose qui. E quindi ovviamente chi diventerete? Diventerete qualcuno che non può essere più confuso con l'aspetto umano. Qui dice imparare come essere umani. Beh, qui c'è molto da dire. Nel mondo ma non di esso. Ecco, non come essere umani, io direi, ma come essere angelico. Vedete, cioè voi sarete, vi sentirete sollevati da tutto ciò che è troppo basso per voi, che è troppo aderente all'aspetto umano del mondo, e vi chiuderete in una sorta di, come posso dire, di guscio di luce cristallina all'interno del quale voi farete battere il vostro cuore luminoso, lascerete che la vostra luce interiore riempia questo guscio e nello stesso tempo vi nutra e vi faccia sentire come siete tanto più in alto rispetto al resto, ma non da un punto di vista umano, da un punto di vista angelico, cioè come potete fare tante cose per voi, ok? Proprio allontanandovi ed elevandovi, perché vedete che questo guscio è sollevato dalla terra, rispetto a tutto ciò che invece angelico non è, che non è come voi, che non si trova dove siete voi. Eh sì. Come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto? Vediamo un po'. Allora, guardate questa carta, qui c'è questo portale. Al di là si vedono tutte queste stelle, poi qui sembra come se ci fosse un lago, vedete, che riflette qualcosa. Però quello che viene riflesso qua non è la stessa cosa, vedete? A me questa carta qua, in questo contesto, dà questa sensazione qui. È come se voi vi concentraste, capite, di più su quello che c'è al di là di questo portale, che è estremamente luminoso, estremamente elevato, e che tutto ciò che viene colto, diciamo, dalla vostra fisicità, voi lo riconoscete come un riflesso che però è distorto, e quindi la crescita attraverso il conflitto rientra in questa visione delle cose. Voglio dire con questo che voi vi renderete conto che la crescita attraverso il conflitto è un'illusione, non è qualcosa che deriva direttamente dall'alto, ok? E quindi voi, riconoscendola in questo modo, è come se la lasciaste perdere e vi concentraste soltanto su questo. Ovviamente, quando voi aprite le porte a qualcosa di elevato e di luminoso, il qualcosa di elevato e luminoso arriva dove siete voi, per cui la crescita attraverso il conflitto è qualcosa che se ne va, perché non può stare dove c'è invece solo luce, ok? Sì. E poi è abbastanza logico anche questo, perché ovviamente qui questa carta vi dice come l'energia di luce si riverserà su di voi come conseguenza di questo abbandono, per forza. Se avete ancora qualcosa da rilasciare, la rilascerete. Se avete attorno persone che sono fatte così, cioè che hanno sono molto attaccate alla densità umana e non lasciano entrare il divino, voi vi allontanerete, loro si allontaneranno da voi.
In ogni caso, qui mollare la presa significa anche che imparerete a fidarvi di più di quello che, della corrente che vi porta, capite? Non sentirete cioè più il bisogno di controllare le cose, perché sapete, saprete che la corrente che vi guida, anche se in quel momento in cui voi vi sentite trasportati non vi può offrire, diciamo, una certezza, ad esempio sull'approdo a cui siete diretti, sapete che comunque qualcosa di elevato è che siete voi in qualche modo, e quindi che non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Eh sì, e anche questo è interessante. Questa carta che vi dice cosa tirerete fuori da voi stessi che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato. Voi riuscirete, vedete, qui ci sono tanti volti, ok? Molti sono tutti confusi, vedete, uno nell'altro, però se guardate bene, io sono colpita da questa, c'è il profilo di una donna qui che è più netto rispetto agli altri. E quindi quello che mi fa pensare questa carta è che voi riuscirete a capire, ok, chi siete veramente, a trovare un'identità vostra che vi soddisfa in mezzo a tutta la confusione di quello che siete stati finora. Quindi avrete le idee più chiare su di voi, questo è quello che mi arriva. Sì. Saprete chi siete, e anche le persone che sono più settate ancora verso questa confusione, non. Ve ne andrete da queste persone qua, loro stessi si allontaneranno spontaneamente con ogni probabilità. Sì, questo è proprio quello che mi viene da dire. È una cosa che a livello di coscienza voi non avete ancora sperimentato in questo modo qui. Sì, capite cosa intendo? Cioè, voi capirete chi siete, non perché attorno a voi c'è il vuoto assoluto, per dire, quindi quell'identità lì che avete, l'unica che vedete, quindi dite io sono così. No, voi riuscirete a capire chi siete in mezzo a tutte le identità di tutte i vostri personaggi del passato, ok? In mezzo a tutta la confusione delle energie umane che vi girano attorno, che vi hanno girato attorno finora. Non avrete più dubbi sul profilo vostro, capite? Non si confonderà più con quello degli altri. Quindi questo vuol dire anche che abbandonerete le energie che appartengono ad altri e non a voi, capite? E quindi ovviamente il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete, ovviamente quando voi avete fiducia in voi stessi, fate passare soltanto la luce, cominciate a vedere chiaramente in voi, a capire chi siete veramente, chi volete veramente essere. Ovviamente, quando voi vi troverete davanti a un cambiamento, quindi davanti a una sorta di portale in cui dovete prendere delle decisioni, sarà gioiosa questa cosa, perché il dubbio non vi assalirà più, in quanto anche se al di là del portale voi non vedete esattamente ogni passaggio, ogni cosa che c'è, sentite comunque attraverso la vostra grande intuizione, che siete guidati in quella direzione per un motivo. Vedete queste frecce luminose che indicano qualcosa al di là del quale questa donna che siete voi non può vedere, ma lei si fida, sente la forza di queste indicazioni e segue la propria intuizione prima che abbia senso per la mente. Eh sì, è abbastanza logico questo. Vediamo adesso qui, il consiglio delle vostre guide. Allora, guardate, questa siete voi, da voi fluisce un'energia bellissima che si espande tutt'attorno. Secondo me è proprio questo che vi viene detto qua, non bloccare l'energia che è in arrivo verso di te e quella che da te invece si espande ovunque. Fluisci con l'energia, fluisci con le idee, fluisci con le emozioni. Tu sei un essere divino, non puoi far altro che esprimere e diffondere la divinità che sei. Lascia che la stessa fonte divina, okay, la stessa sorgente divina parli attraverso te, si serva di te, diciamo, attraverso le tue parole, attraverso i tuoi gesti, quello che pensi, che dici, il come lo fai. Fluisci, sì, è questo quello che vi viene detto, secondo me. Bene, come potete vedere, siamo arrivati alla fine di questa vostra bella lettura.
Spero ci sia stata risonanza e che vi sarà utile. Grazie a tutti per la vostra attenzione e collaborazione e come sempre vi do appuntamento ad un altro video. Tanta luce per tutti voi. Un abbraccio, grazie e a presto. Eccoci gruppo 2. Allora, se avete scelto questo bel cristallo qui di magnesite, questa qui è la vostra lettura e queste sono le vostre carte. Ora vediamo posizione per posizione. Dunque, questa carta vi indica in cosa consiste il vostro canto dell'anima, cioè la frequenza angelica vostra su cui volete sintonizzarvi. I vostri nuovi approdi luminosi, cui questo canto vostro vi guida. La vostra energia di luce che si espande su tutte le parti in cui la vostra anima ha sperimentato l'esistenza, compresa la vostra attuale fisicità. Queste due carte qui vi parlano degli sbocchi creativi a cui potete arrivare come conseguenza di questo e precisamente che cosa riuscirete a creare, come riuscirete a crearlo. Poi, quali decisioni potete prendere che vi porteranno grandi ricompense, come imparerete ad avere cura di voi. Come gioirete delle esperienze di vita, chi diventerete come conseguenza di tutto questo, come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto, come l'energia di luce si riverserà su di voi come conseguenza di questo abbandono, che cosa tirerete fuori da voi stessi che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato, il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete, consiglio e comunicazione da parte delle vostre guide. Quindi vediamo subito che cosa abbiamo qua. In cosa consiste il vostro canto dell'anima? Ah, bello, sì, abbondanza. I vostri nuovi approdi luminosi, eh sì. Trasformazione. La vostra energia di luce che si espande, eh sì. Ok. Cosa riuscirete a creare? Bello. Eh sì. Come riuscirete a crearlo? Certo. Ok. Quali decisioni potete prendere? Che vi porteranno grandi ricompense. Sì. Ok. Come imparerete ad aver cura di voi? Sì. Ok. Come gioirete della vostra esperienza di vita? Chi diventerete come conseguenza di questo? Bellissimo, eh sì. Bene, poi, come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto? Vediamo qui. Credi nella magia? Qui, come l'energia di luce si riverserà su di voi come conseguenze con l'abbandono, sì, portale magico. Cosa tirerete fuori da voi stessi che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato. Sì, qui dice amicizia, ma non c'entra secondo me. Ok, il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete. Ok, sì, consiglio comunicazione a parte le guide. Sì,
Ok, allora il vostro canto dell'anima. Che bella anche questa carta qua, eh? Una fata, voi avete in mano la bacchetta magica, da cui scaturisce tutta questa luce, tutte queste scintille luminose, eh? E siete quindi colui o colei che può fare magie, che può creare qualunque cosa, ma la creazione, diciamo, dell'abbondanza e di tutto quello che voi desiderate deve puntare in alto. Vedete che c'è il dito che indica l'alto. Quindi il vostro canto dell'anima è quello che dice: crea tutta l'abbondanza che meriti, ma senza accontentarti, eh? Punta sempre in alto, perché è in alto che tu troverai la gioia. Sì. E quindi, come diciamo conseguenza di questa energia qui, ovviamente dove approderete? A una trasformazione interiore profonda, vi spunteranno queste belle ali. Sì, ci sarà proprio darà proprio il via questo, il fatto che non vi accontentate, a una trasformazione interiore profonda che vi porterà a tutto quello appunto che serve per arrivare lì, no? E quindi questa energia, diciamo, di luce che si espande su tutte le parti in cui la vostra anima ha sperimentato l'esistenza è questa qua. Perché a me tutte queste fate che vedete qua di tutti i colori mi fanno pensare, mi danno la sensazione che la vostra energia luminosa sarà in grado di ricostituire l'unità, cioè come se, ad esempio, tutte queste fate qui, no, simboleggiassero in realtà tutte le varie parti vostre che sono state nel corso delle varie incarnazioni, eccetera, scisse, no, in vari personaggi. Qui ritornano tutte insieme. E infatti, però, attraverso la trasformazione, probabilmente si basa proprio su questo, sul ricostituire a livello di coscienza l'unità che sentivate erroneamente come perduta nel corso delle varie incarnazioni precedenti. Qui tornate a ricostituire il cerchio ed è un cerchio di luce bellissimo, eh? Bello, sì. Quindi questo vuol dire che tutti i vari personaggi che voi avete interpretato nelle varie incarnazioni e anche tenendo presente quella attuale, tutte le varie parti in cui vi siete sentite divise, ritroveranno, risentiranno l'unità, eh? Unità luminosa, sì, bello. E cosa creerete come conseguenza di questo? È qualcosa che mira in alto, che è elevato, vedete, dalle vostre mani creativamente esplode tutta una serie di scintille di luce che così in volute eleganti anche, se vogliamo, arrivano in alto. Sì, creerete qualcosa che porta in alto, non tanto che è elevato, ma che proprio solleva in alto, solleva l'anima, solleva il fisico, solleva la mente, solleva lo spirito. Creerete qualcosa di questo tipo qui e creerete probabilmente anche gli strumenti perché questo possa accadere. Può essere che lo facciate da soli, e in questo caso, secondo me, queste tre fate qua stanno a simboleggiare il fatto che voi, agendo da soli, agirete in pratica mettendo all'opera, capite? Tutte le vostre parti, quello che si diceva qui, tutte le vostre parti riunificate nella luce. Se invece deciderete di farlo collaborando con altre anime, queste altre anime saranno alla vostra altezza, sì, e desidereranno la stessa cosa. Questo è quello che creerete. E come lo creerete? Facendo parlare questa energia, eh? E guardate, cioè questa fata qui splende come un sole. Vedete quanta forza proprio creatrice mi verrebbe da dire che c'è in questa carta qua. Metterete all'opera la vostra energia rinnovata, trasformata, luminosa, proprio come un sole. Guardate quanti raggi, come spandete la luce ovunque. La offrite e la ricevete allo stesso tempo. Sì. Bellissimo, caspita, meraviglia. Ecco, quali decisioni prenderete
potete prendere che vi porteranno grandi ricompense. Allora, avrete grandi ricompense ogni volta che, dovendo decidere qualcosa, voi vi fiderete talmente tanto di voi stessi e della vostra capacità proprio di discernimento che non vi farete fuorviare da niente. Vedete questa fatta qui che indica col dito qualcosa sul libro, come dire, questa siete voi, no? Come dire, io so quello che voglio, so trovarlo in mezzo a tante cose che potrebbero oscurare la vista ad altri, a me non la oscurano, io so, mi fido di me stessa e so quello che voglio, non solo lo so, ma so identificarlo, lo so trovare in mezzo a tante altre cose che non mi interessano. E quando voi decidete, facendo parlare questo tipo di energia, avrete grandi ricompense. Eh sì, perché siete in grado di fare una cosa del genere voi. E come imparerete a prendervi cura di voi? E non vi farete più imprigionare. Vedete, questa qui è una driade in realtà, quindi lo spirito di un albero. Però io la intendo in questa lettura qui proprio come una ragazza, okay, che siete voi, che si sente in parte imprigionata in qualcosa che è fermo, statico, e lei non vuole più stare lì. Quando voi vi trovate in una condizione di questo tipo, cosa fate? Volgete lo sguardo verso la luce vi illumina, prendete lo strumento che in quel momento vi serve e lo usate, creativamente anche, per liberarvi da questa costrizione. Cioè, come imparerete a prendervi cura di voi? Non vi farete più incastrare in niente che non vi soddisfa, in abiti, come posso dire, troppo stretti, va bene, per voi, in condizioni che non vi lasciano la massima apertura, no, alla vostra energia, alla libertà che per voi è veramente è molto molto importante, direi fondamentale. Sì, non vi farete più incastrare in condizioni e cose che non fanno più per voi. Sì. Come gioirete dalla vostra esperienza di vita? Saprete che dentro, qui significa profondità nascoste, saprete che dentro di voi, nella profondità di voi stessi, c'è qualcosa che è estremamente puro, che c'è una grande purezza, una grande bellezza anche, femminilità, inteso proprio come capacità di mettersi in sintonia senza nessun timore con la parte più profonda, e che da lì possono nascere solo cose bellissime. Quindi non solo non avrete più paura di andare in profondità dentro di voi, ma userete questo come uno strumento per portare poi in superficie qualcosa che vi rende tanto felici. Okay, che vi porta tanta gioia a voi e a quelli che condividono la loro vita con voi. E quindi, dopo, come conseguenza di questo, chi è che diventate? Guardate che bella! Qualcuno che sa danzare, che prende con leggerezza la vita, che fa parlare la propria purezza interiore, la gioia dei colori che si porta presso energeticamente e la fa. Danzerete leggeri, capite? Non vi farete problemi, non vedrete le cose in maniera buia, oscura, pesante. No, voi sarete voi liberi così e sarete anche, secondo me, una sorta di ispirazione per altri a fare la stessa cosa. Sì. Sarà tutto molto più semplice, più leggero, più gioioso. Bellissimo, che bello. E poi qui. Insomma, no, credi nella magia, e come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto? E a qualcuno che crede nella sua magia, che sa che è un essere magico, che può sprigionare tutta la magia che vuole se solo ci crede veramente, è ovvio che una crescita interiore dell'anima non prevede il conflitto. Se tu fai perno sulla tua luce interiore, quella luce lì che rappresenta, diciamo, la manifestazione della tua magia interiore, e sarà quella che parla. E quando parla quella, l'anima cresce senza conflitto, perché il conflitto deriva dal fatto che tu ti sembra di volere una cosa e poi invece vedi che attorno a te le condizioni si mettono in modo tale, le cose si mettono in modo tale da impedirti o da rendertela difficile quella cosa che vuoi. Ma se tu credi nella tua magia, no, che cos'è che può impedirti?
di avere quello che vuoi, niente. Sei un essere magico. Questo è quello che verrà fuori, in voi, sì. E quindi l'energia di luce come si riverserà su di voi come conseguenza di questo abbandono. E per forza, quando voi avrete la massima fiducia nella vostra energia, è chiaro che poi quando avrete davanti un portale, vedete, lo saprete che voi siete voi che avete in mano la chiave e che al di là del portale c'è solo luce che entra, che non c'è nulla da temere, che tutto quello che è al di là del portale è qualcosa che voi avete chiamato, che quando questa porta si mette davanti a voi, significa che è giunto per voi il momento di passare e lo farete senza voltarvi indietro, capite? Questo significa sia quando incontrerete un portale, diciamo un qualcosa, una soglia da varcare, vi comporterete così, sia chiamerete un certo tipo di soglie da varcare che sono proprio adatte a voi in questo senso, cioè che vi comunicano già da prima che voi riusciate ad aprirla, vi comunicano già che cosa può esserci dall'altra parte, e cioè che è qualcosa che è luce, perché voi siete luce. E che non può non darvi gioia, capite? È bellissimo. E questo è anche interessante. Allora, cosa tirerete fuori da voi che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato? Allora, vedete, qui c'è questa fanciulla che siete voi, chinata a terra con la mano in attesa. Qui veramente c'è un uccellino, però a me dà più la sensazione che stia raccogliendo qualcosa, o comunque che stia offrendo, ecco, anche, sì, può essere entrambe le cose, sia raccogliere qualcosa, sia offrire la propria energia, la propria luce, a chi ha bisogno di prenderla. E poi c'è quest'altra fanciulla che invece, ha le mani centrate su questo punto luminoso che c'è all'altezza del suo cuore. A me il tutto, diciamo, dà la sensazione, che qui vi venga detto questo. Imparerete a chinarvi offrendo la vostra luce senza sminuirvi, per cui quando farete questo, la luce del vostro cuore parlerà comunque. Sì. Cioè l'energia. Diciamo, quello che tirerete fuori da voi stessi, che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato, è proprio la capacità di fare questo, capite? Ossia, non, come dire, non sentirete il chinarvi a offrire qualcosa o a raccogliere qualcosa, come sinonimo di un abbassarsi a un livello inferiore rispetto a quello a cui siete, perché sarete talmente luminosi che potrete fare questo senza abbandonare la vostra luce del cuore, capite? Ecco, sì, direi che è questo. Molto interessante, bellissimo, che bella lettura. Questa anche che bella. Allora, il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete. Dunque, qui secondo me può significare due cose. Uno è proprio quello che dice la carta, proteggi i tuoi sogni, cioè imparerete a proteggere i vostri sogni, cioè a nutrirli con la luce del vostro cuore e della vostra anima, diciamo, tutti quei sogni imparerete a nutrirli in modo tale che li preparerete per la manifestazione, capite? E questo vi darà molta gioia. Oppure, può anche significare questo. Qualcuno, o forse cominciando con qualcuno, ma in realtà poi molti dei sogni che voi avete accarezzato da tanto tempo e che avete nel cuore, che avete nutrito per tanto tempo, cominceranno a splendere, e comincerete a rilasciarli, quindi a farli manifestare nella realtà in cui vi troverete, sì. Perché non avrete più paura di passare portali, perché non vi sentirete sminuiti solo perché vi chinate a raccogliere o ad offrire, no, quello che volete, perché sapete benissimo che avete la magia dentro e quindi non c'è nessun conflitto in cui andrete incontro. E quindi è chiaro che tutto questo complesso di cose poi vi porta a manifestare i sogni che volete. Perché? Perché i sogni che avete accarezzato trovano adesso il terreno adatto per manifestarsi, capite?
E infatti, qui cos'è che vi dicono le vostre guide? Luce, dice qua. Qui dice, la fata regina della luce arriva per riversare amore e luce sulla tua situazione presente e per ricordarti che la luce riesce a penetrare il buio. Come dire, tu sei luce, tu sei un canale di luce, sei qualcuno che può accogliere la luce e manipolarla per il suo bene, per quello degli altri, come desidera. Fidati di questa tua capacità, perché tu sai fare questo. Anche al momento, se c'è una situazione al momento che magari ti preoccupa o che non sai come gestire, fidati della tua luce. Perché la tua luce è qualcosa che splende fortemente in te, e quindi tu puoi andare ad altezze molto elevate e qualunque cosa tu abbia in mente di fare, puoi raggiungerla, i tuoi sogni si possono realizzare, quindi abbi fiducia nella tua luce, sì, e usala come meglio puoi in questo momento, su di te, sugli altri, sulla situazione, sì. E significa anche naturalmente, no. Noi siamo qui, cioè siamo qui per rinforzare con la nostra luce la tua e quindi tranquilla che le cose vanno bene. Bene, come vedete siamo arrivati alla fine della vostra bellissima lettura. Spero davvero che ci sia stata risonanza e che vi sarà utile. Come sempre io vi ringrazio della vostra attenzione e partecipazione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Tanta luce per tutti, grazie e a presto. Eccoci qui, gruppo 3. Dunque, se avete scelto questo bel cristallo di quarzo ialino, scusatemi, di quarzo citrino, questa è la vostra lettura e queste sono le vostre carte. Ora vediamo le posizioni. Allora, questa carta vi segnala in cosa consiste il vostro canto dell'anima, cioè la frequenza angelica vostra su cui volete sintonizzarvi. I vostri nuovi approdi luminosi, cui il vostro canto vi guida, la vostra energia di luce che si espande su tutte le parti in cui la vostra anima ha sperimentato l'esistenza, compresa la vostra attuale fisicità. Queste due carte poi vi parlano degli sbocchi creativi a cui potete arrivare come conseguenza di questo e precisamente cosa riuscirete a creare e come riuscirete a crearlo. Poi quella carta lì vi dice quali decisioni potete prendere che vi porteranno grandi ricompense, come imparerete ad avere cura di voi, come gioirete della vostra esperienza di vita, chi diventerete come conseguenza di tutto questo. Okay? Quella carta lì invece vi dice come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto, come l'energia di luce si riverserà su di voi come conseguenza di questo abbandono. Poi, che cosa tirerete fuori da voi stessi che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato? Il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete? E poi questa carta qui vi rappresenta un consiglio, una comunicazione da parte delle vostre guide. Quindi, cominciamo subito a voltare le carte. Vediamo. In cosa consiste il vostro canto dell'anima? Sganciamento da energie basse, da luoghi e persone che le veicolano, trasparenza, verità. Sì, insomma, qui siamo in un mondo luminoso, per cui è chiaro che le leggeremo queste carte qui in modo particolare, in modo intuitivo. Ecco, vediamo. Ok, sì, poi i vostri nuovi approdi luminosi. Sì. Sì. La vostra energia di luce che si espande su tutte le parti in cui la vostra anima ha sperimentato l'esistenza. Sì. Cosa creerete? Vediamo. Il mago, collegamento fra cielo e terra, l'invisibile diventa visibile, l'impossibile è possibile, beh, insomma. Ecco, come riuscirete a crearlo? Sì. Ok. Quali decisioni?
sì. Potete prendere che vi porteranno grandi ricompense. Sì, ok. Come imparerete ad aver cura di voi, ecco, Cavaliere di Coppe. Sì. Come gioirete della vostra esperienza di vita? Beh, certo, bellissimo. Chi diventerete? Vediamo. Ah, questo è interessante. Ok. Bene. Ok, vediamo qui. Ecco, Come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto? Beh, certo. Come l'energia, ecco, di luce si riverserà su di voi come conseguenza di questo abbandono? Sì. Cosa tirerete fuori da voi? Il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete è la forza. Ok, consiglio comunicazione. Il signore del nuovo mondo. Sì. Ok, allora. Il canto della vostra anima. Voi volete danzare liberi, vedete? Liberi in questo senso significa in modo particolare liberi di essere trasparenti, cioè di muovervi facendo quello che volete, andando dove volete, quello che volete, come volete, eccetera, no? Cioè esprimendo la vostra, la vostra, il vostro essere, la vostra energia, i vostri pensieri, eccetera, in maniera trasparente, quindi senza dovervi nascondere, senza dover mascherare le cose, quindi essere voi stessi, in piena trasparenza, sì. Gli approdi, a cui vi conduce quel canto lì della vostra anima, beh, certo, perché voi vedete qui c'è una donna e questa grande chiave che viene inserita in questa serratura a forma di cuore, questo è un tempio di luce. Voi, l'approdo a cui arriverete sarà il fatto che imparerete a usare la vostra chiave interiore, per far splendere la luce che avete dentro, proprio dal tempio vostro che è dentro, senza doverlo abbassare appunto o mascherarlo, come magari finora avete anche fatto. Vi renderete conto cioè che siete voi i padroni del vostro tempio di luce, che siete voi quelli che hanno le chiavi e saprete come fare per aprire, sbloccare diciamo questa vostra luce e farla vedere appunto in modo trasparente a tutti. Qui in questa posizione questa carta vi dice in realtà come voi riuscirete a emanare, o per meglio dire, come questa energia che emanate, va bene, andrà a toccare tutte le varie parti vostre in cui appunto voi come anima avete sperimentato l'esistenza, quindi anche tutte le varie parti di voi che hanno interpretato vari ruoli durante le varie incarnazioni. A me questa carta qui fa pensare questo. Sì, qui dice 7 di coppe, il cuore come guida nella scelta, ciò che ti dà gioia è la strada giusta da prendere in questo momento. Però soprattutto io adesso non so se riuscite a vederla bene, ma penso di sì, ok? Quindi qui c'è un mare, letteralmente un mare di luce che arriva con le onde, vedete, che varcano questa soglia che è così in pietra, fissa, rigida, e questo mare invece arriva, no? Fluisce. A me dà la sensazione che vi venga detto questo qua, questa energia vostra di liberazione da tutto quello che non è trasparenza, verità, eccetera,
riversandosi sulle varie, diciamo, parti di voi che hanno recitato determinati ruoli in passato, farà in modo che laddove in quei ruoli la forza che avevate luminosa delle vostre emozioni, quindi la gioia, l'amore, eccetera, eccetera, ok? Laddove e per qualche ragione è stata imprigionata. Questa volta, cioè, è come se quella forza lì, proiettandosi anche all'indietro, perché all'indietro nel tempo, ma questo lo diciamo noi da qui perché in realtà poi fuori dall'aspetto umano il tempo non c'è, va a toccare tutte quelle varie parti e le libera, cioè fa in modo che tutto ciò che c'era di luminoso a livello emotivo ed emozionale venga liberato e quindi fluisca senza più limiti, Non in modo distruttivo, vedete, ma in modo, come dire, mi dà la sensazione proprio di qualcosa che scorre velocemente, con forza, ma con una forza potente, sì, ma una forza luminosa, una forza che costruisce, non che distrugge, capite? Bellissimo. Cosa creerete? Tutto quello che volete creerete. Sarete questo mago, collegamento fra cielo e terra, l'invisibile diventa visibile, l'impossibile è possibile. Creerete tutto, creerete questa pentola piena d'oro, l'arcobaleno, voi siete ogni cosa e potete fare di tutto, creerete veramente tutto, cioè avrete la massima, non ci saranno limiti per voi, capite? Sul cosa vorrete creare, dipenderà da voi, da quello che volete scegliere, ma i limiti non ci saranno. Come lo creerete? Facendo forza sulla cristallinità della vostra anima che riflette i colori meravigliosi di cui è costituita. Sì, questa carta mi fa pensare proprio a questo. Anche qua è trasparenza, la cristallinità, vedete, cioè proprio la liberazione da qualcosa che imprigionava il vostro desiderio proprio di essere voi stessi e dimostrarvi così come siete. Ecco, sì, questo è. E avete una grande purezza cristallina voi, e questa potete farla parlare proprio per creare le cose più belle. Sì. Anche qui le decisioni, quali decisioni potete prendere che vi porteranno grandi ricompense? Avrete grandi ricompense laddove deciderete facendo parlare la vostra luce, ma facendola parlare in questo modo, vedete? Una mano, questa è la vostra, che offre la luce, la offrite, senza prevaricare gli altri, senza nasconderla però, voi siete così, è come se voi diceste: io offro questa luce, questa è la mia luce, chi vuole, chi è interessato può accoglierla, chi non è interessato può tranquillamente andare via, il problema non c'è, però io sono qui e la mostro così com'è, la mostro così com'è. Laddove voi fate questo, se c'è una decisione da prendere che coinvolge questa vostra presa di posizione, avrete grandi ricompense. E come imparerete a prendervi cura di voi? Insomma, diventerete questo cavaliere di coppe, dedicarsi con tutto il cuore a qualcuno o a qualcosa, vi dedicherete con tutto il cuore a voi stessi, metterete in moto gli eventi secondo questo vortice luminoso che porta gioia, che porta amore a voi stessi, benessere, vi prenderete cura di voi in maniera luminosa come forse non avete mai fatto. E come imparerete a gioire la vita? Come fanno i bambini, no? La gioia di abbandonare la strada vecchia per quella nuova, belle sorprese ti attendono se vai in cerca di qualcosa di meglio. Avrete una tale fiducia in voi stessi, nella vita, nelle cose, che diventerete come questa bambina qui. Ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, sarete felicissimi perché lo vedrete come un'occasione per conoscere cose nuove, per sperimentare cose nuove, sapendo per certo che tutto quello che voi andrete a sperimentare sarà qualcosa che vi arricchirà enormemente da un punto di vista emotivo e spirituale e che sarà qualcosa che non può non darvi gioia perché l'avrete chiamato voi, perché voi siete il bambino che gioisce, siete gli eventi che arrivano perché il bambino gioisca, e siete colui o colei che ha la luce nella sua mano, capite? E questo è interessante. Allora, qui due cose mi arrivano. Una è questa, scelta in accordo col piano divino, vabbè, gli amanti,
parla anche di questo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che ci sarà da fare una scelta, appunto, siccome la vostra luce splende, voi avete le idee chiare, non avete più paura di niente, vi allineerete con il piano della vostra anima, e con quello che la fonte divina vuole anche per voi, che poi è la stessa cosa che voi volete per voi stessi, ok? E quindi le scelte che farete, essendo in accordo col piano divino, saranno, molto fruttuose, quindi andrà tutto benissimo, non ci saranno impedimenti. Un'altra cosa invece che trovo interessante è questa. Io guardando questi due cigni qua mi è venuta subito questa sensazione. È come se voi diventerete, qua viene detto questo, che diventerete la fiamma gemella di voi stessi. Come dire, non c'è nessuna fiamma gemella, ok? Non c'è più alcuna fiamma gemella vostra. È come se venisse cancellata dal fatto che voi diventate una cosa sola con voi stessi. Sì, che è bellissimo, una cosa bellissima, perché se, quando si ricostituisce l'unità, ovviamente, le due fiamme non possono esserci, la fiamma è una sola e non si è mai divisa alla fine. Bellissimo. Vediamo qua. È come abbandonerete la crescita attraverso il conflitto. Voi spezzerete tutte le catene, vedete? Liberazione dagli attaccamenti del passato, qualcosa a cui ti sei aggrappato si dissolve restituendoti la tua libertà. Anche se lì non avete avuto, diciamo, non si può parlare di catene, insomma, in un contesto del genere che è solo luce, ma voi metterete in moto una forza, va bene, luminosa, che è quella che spezza le catene, cioè quella forza che da qui, ok, spezza le catene, spezzando le catene dal punto di vista, diciamo, fisico, vengono meno certi attaccamenti e quindi anche diciamo, la crescita attraverso il conflitto viene eliminata perché il conflitto non può sussistere, capite? Quindi più che lo spezzare le catene in sé per sé è proprio questa forza che mettete in atto voi, laddove cioè si prof dovesse profilarsi all'orizzonte una catena e non può nemmeno cominciare, capite, a costruirsi la catena perché la vostra forza interiore, che è trasparenza, è verità, è forza luminosa e non glielo permette, capite? Voi siete libertà, amate la libertà, ma siete anche libertà. E quindi ovviamente se non c'è niente che vi può bloccare, il conflitto non c'è, capite? Perché il conflitto c'è soltanto quando c'è una parte che sente di dover andare in una certa direzione e qualcos'altro che la blocca, no? Cioè la catena c'è. Chiaramente se la catena non può esistere e non c'è, il conflitto in sé cade. Ovviamente se non c'è niente che vi frena e che vi blocca, diventate questo torrente. Il torrente è quell'arcano maggiore numero 7 che corrisponde al carro negli altri mazzi classici. Cosa dice? Unione divina degli opposti. Gli eventi guidati dalla luce si muovono in fretta secondo il piano prestabilito. Forza e determinazione in movimento verso la conquista delle mete del cuore. Ovviamente l'energia di luce si riverserà su di voi come conseguenza di questo abbandono, facendovi diventare questo torrente qua. Quindi vuol dire che ogni volta che voi avrete una meta da raggiungere, qualcosa che desiderate conseguire e non vi ferma più nessuno, capite? Prendete, andate, vi fidate della corrente che vi porta e laddove, perché sapete che voi stessi siete la corrente, e che c'è solo luce, e quindi non ci sarà più una situazione di stallo, non ci saranno più ritardi, tutto quello che volete, partite e riuscirete ad averlo in fretta. E anche questo, cosa tirerete fuori da voi che la vostra coscienza non ha ancora sperimentato? La capacità di deporre tutti i vari, come si dice, i vari pesi, no? Di cui vi siete caricati e affidarvi alla vostra luce divina, che poi è la luce della sorgente divina e che vi aiuta a conseguire quello che volete, appunto. Qui cosa dice? Fine di un periodo difficile, la luce ti toglie dalle spalle un peso che porti da tempo, ma tu devi scegliere di seguire solo quello che vuoi veramente, Cioè la capacità di seguire quello che veramente volete, E ovviamente quando seguite quello che veramente volete, i pesi non ci sono più.
Non vi caricate più di niente, capite? In questo senso qua. Quindi il cambiamento più gioioso in cui vi tufferete è questo, la forza. Voi conquisterete l'equilibrio perfetto fra la parte spirituale e la parte, qui verrebbe detta istintuale, ma diciamo la parte che, come posso dire, che ruggisce in voi. L'equilibrio perfetto. La parte spirituale assorbe gli istinti inferiori e porta a cambiamenti rilevanti. Agire con onore e determinazione, restare saldi nella propria luce durante i cambiamenti. Certo, i cambiamenti arrivano e vi portano gioia. Non sapete dove state andando, meglio, c'è la gioia della scoperta e quindi ovviamente la vostra forza. Sarà un aspetto di voi che voi comincerete a sperimentare, non l'avete mai sperimentato in questo modo. Consiglio comunicazione da parte delle vostre guide. Renditi conto che tu sei il signore del nuovo mondo, del tuo nuovo mondo. Nel tuo mondo tu puoi fare tutto quello che vuoi. Infatti qui cosa dice? Realizzazione sul piano fisico di un sogno accarezzato da tempo. Usare gli strumenti terreni in modo angelico. La ricchezza spirituale si traduce in abbondanza materiale. Un evento importante giunge sul piano fisico. Ops. Quindi, quello che vi viene detto qua è appunto, tu sei il signore del tuo nuovo mondo. Abbi fiducia. Non c'è niente che può sbarrarti, il passaggio, che può andar male o far andare male i tuoi piani, tu puoi fare tutto quello che vuoi, abbi fiducia nella tua forza, sei questo mago, riesci a creare come creano i maghi, rendendo possibile l'impossibile. E nel tuo mondo, diciamo, non c'è nessuno che può distruggere il potere che tu hai, luminoso, che tu hai su te stesso e su tutto ciò che crei, che pensi, che vuoi fare, che riesci a conseguire. Sì. Bellissimo. Convincetevi di questo, sì. E apritevi a questa energia. Bene, come potete vedere, siamo arrivati anche con voi alla fine di questa, bellissima lettura. Io spero che ci sia stata risonanza e che vi sia tanto utile. Grazie per la vostra attenzione e, partecipazione e vi do come sempre appuntamento alla prossima volta. Tanta luce per tutti. Grazie e a presto.